Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzare un costume per Halloween da pipistrello, perfetto se all'ultimo minuto non avete niente di pronto, ma soprattutto se non avete voglia di cucire. Per realizzare questo costume avremo bisogno di un po' di feltro come questo nero, una forbice, un metro da sarta ma anche un metro normale e un gessetto bianco. Inoltre avremo bisogno del nastro biadesivo oppure del velcro adesivo come questo. Prima di tutto andremo a misurare da mano a mano la misura del vostro bimbo, quindi l'apertura alare, diciamo così, e poi andremo a misurare anche la larghezza del collo. Una volta ottenute le mie misure andrò a tagliare un pezzo di feltro nero. In questo caso io il mio l'ho già tagliato e l'ho piegato a metà, quindi ho tenuto la misura da manica a manica, quindi in questo caso sarà la metà. Tenete un po' più di spazio in maniera che ci sia margine di errore. Dove avete piegato il feltro andremo a lasciare uno spazio appunto per il collo, quindi la metà della misura che avete preso. Quindi vado a fare con il mio gessetto un piccolo segno come questo. Qui invece dovrò disegnare le mie ali. Andrò semplicemente da questa parte col mio gessetto. Ora vado a ritagliare. Ritaglio anche lo spazio per il collo sopra ed ecco le mie ali. Ora, anziché cucire le mie ali addosso a una maglietta, andrò semplicemente a mettere delle strisce di biadesivo. Davvero semplicissimo e perfetto per tutte le mamme come me che arrivano all'ultimo minuto a fare i costumi di Halloween. Per attaccare le vostre ali alla maglietta che avete scelto potete scegliere diversi metodi. Quello più veloce e semplice è quello di usare semplicemente del nastro biadesivo, oppure potete prendere del velcro come questo che ha un lato adesivo. Quindi andremo a fissare sulla maglietta un po' di questo velcro. Quindi io ho qui una maglietta nera di mio figlio, andrò ad attaccare nei punti secondo me più critici, tra virgolette, appunto del velcro, in maniera che le ali possano rimanere attaccate. Ok, ho qui le mie ali, le vado a sovrapporre alla maglia. Ecco, questo non serviva perché giustamente c'è il buco, lo metto più in giù. Ali sono attaccate, non ci resta che fare una bella mascherina. Ok, qui ho del feltro che mi è rimasto appunto da dove ho ritagliato le ali del pipistrello e lo utilizzerò per farci una bella mascherina. E ho mantenuto questa parte, non la taglio via perché servirà appunto per fare la circonferenza della testa. Prima di tutto vado a piegare a metà, così otterremo due parti simmetriche, e con il mio gessetto vado a disegnare la maschera. Una volta disegnata, andiamo a ritagliare. Ok, ora devo solo fare i buchi per gli occhietti. Ed ecco che ho pronta anche la mascherina. Quindi ali con la maglietta e la mascherina è pronta, non ci resta che provarlo.